Buongiorno a tutti. Oggi siamo qui dalla libreria Mondadori di Alessandria con Massimo Brusasco, che è un personaggio molto noto ad Alessandria, che ci parla del suo ultimo libro, Le mani del mago, che è una biografia di Sergio Viganò, che è stato un importante massaggiatore sportivo calcistico. Massimo, introduci tu il tuo libro. Intanto grazie dell'invito a partecipare e grazie del promo a questo libro, che è nella tua libreria, tra l'altro, dillo, che lo possono... Sì, certo, tutti i libri di Massimo Brusasco sono... insomma, una buona selezione alla Mondadori di anche per Bergamo. Esatto. Sì, tu hai usato un verbo al passato rispetto a Viganò, perché effettivamente Viganò di fatto non esercita più, ma Roberto Mancini, che è quel signore che vedete sulla copertina del libro con la maglia della Sampdoria e la fascia da capitano, e che adesso è allenatore della nazionale italiana di calcio, vorrebbe Viganò nel suo staff, almeno per gli europei, che non si giocheranno quest'anno come era da calendario, sarebbero stati da calendario, ma nel 2021. E quindi lui Mancini continua a dire a Viganò: vieni con me in nazionale. Viganò ha una certa età, è del 41, sta tentennando, ma io credo che poi alla fine Viganò potrebbe anche aggregarsi, magari non ufficialmente, magari in un modo marginale, alla nazionale di calcio. Questo perché tra Viganò e Roberto Mancini c'è un legame solidissimo che io in questo libro cerco di raccontare e di evidenziare. Si sono conosciuti per caso ad Alessandria. Mancini poi non ha più fatto a meno di Viganò, lo ha chiesto come massaggiatore alla Sampdoria, poi è andato alla Lazio, lo ha voluto alla Lazio, poi è diventato allenatore, lo ha voluto nel suo staff, è andato all'Inter, l'ha preso all'Inter, è andato al Manchester City, l'ha voluto al Manchester City. In queste quattro squadre Mancini e Viganò hanno vinto gli scudetti. Di questo si parla in questo libro, che è una storia di sport, indubbiamente, di calcio, di partite, di risultati, ma anche la storia, secondo me, di una grande amicizia tra un campione e un signore che, a detta sua, a detta di Mancini, gli ha permesso di diventare campione, perché Mancini ha detto chiaramente: io senza Viganò, che considero il Pelé dei muscoli, avrei disputato la metà delle partite che invece ho giocato. Ecco, questo tuo libro, che è un libro interamente sul calcio, no? Perché tutta la carriera, o quasi tutta la carriera di Sergio Viganò, si è svolta intorno al mondo del calcio, in realtà è una storia anche esemplare, no? Perché uno pensa al calcio e pensa a un determinato tipo di personaggi, mentre invece Sergio Viganò è un personaggio, cioè uno pensa dei personaggi sovraesposti mediaticamente. Certo. Da quello che si legge nel tuo libro, e in effetti il Sergio Viganò è stato ed è un personaggio schivo, non esposto particolarmente in modo mediatico, e che però ha avuto un'importanza fondamentale, che paradossalmente, anche per il tipo di importanza, al grande pubblico non è notissimo. È noto sicuramente agli addetti ai lavori, ma per l'importanza che ha avuto, Sergio Viganò meriterebbe di essere più conosciuto, e il tuo libro ne pubblicizza la figura. Guarda, Viganò ha avuto il merito, uso anch'io il passato a questo punto, di rimettere in piedi giocatori che quelle partite non avrebbero potuto giocarle. Quelle partite le hanno giocate, e in quelle partite sono stati determinanti. Quindi non dico che Viganò vale come un gol, ma siamo lì. Parliamo ad esempio Manchester City, Queen's Park Rangers, ultima giornata del campionato inglese, il City non vinceva lo scudetto da 44 anni, quindi 44 anni, e a Manchester i tifosi del City dovevano subire
le gioie continue di quelli dello United che invece continuavano a vincere. Ebbene, all'88esimo quella partita era 2-1 per il Queen's Park Rangers, finisce al 94esimo 3-2 per il City con gol di Aguero. Aguero che non avrebbe dovuto giocare quella partita, ma che grazie a Viganò che lo ha rimesso in piedi a furia di massaggi eccetera eccetera, ecco, Aguero gioca, Aguero segna, il City vince lo scudetto appunto dopo 44 anni. Quindi è evidente che il massaggiatore in quel caso è stato decisivo. Snyder, giocatore del Galatasaray, venne ad Alessandria a farsi massaggiare da Viganò, andò in Turchia, giocò contro la Juventus due giorni dopo, una partita che è diventata celebre perché è stata rinviata dalla sera prima perché c'era la neve eccetera. Snyder verso la fine della partita ha segnato, Juventus eliminata dalla Coppa dei Campioni. Quindi se non fosse venuto da Alessandria non avrebbe avuto la possibilità di giocare, non avrebbe segnato. Insomma, il calcio è fatto di tante cose, ma anche di queste sfumature e anche delle virtù di un massaggiatore che può decidere le partite. Per questo motivo mi sembra anche una storia esemplare, no? Nel senso che noi abbiamo in mente le storie di tanti personaggi che nel mondo del calcio promettono e poi, senza far nomi, e poi alla prova dei fatti non mantengono le promesse, molto famosi. Qui invece siamo di fronte a un personaggio che all'opposto è poco conosciuto dal grande pubblico, ma che, insomma, non dico drammaticamente, ma al contrario, c'è sempre e c'è sempre stato e comunque continua a esserci e fa pesare molto in positivo la sua presenza. Quindi un personaggio esemplare, non sembra paradossalmente nemmeno uscito dal mondo del calcio, comunque per come il calcio in qualche modo è conosciuto come settore di punta nell'industria del, diciamo, del divertimento, ecco, diciamo, certo, così. Indubbiamente. E quindi con dentro anche delle derive negative. Invece Viganò, uomo d'altri tempi, in qualche modo offre anche a chi ne guarda la storia una serietà esemplare, sia dal punto di vista personale sia dal punto di vista professionale. Questo credo che faccia tanto bene allo sport. Indubbiamente. Aggiungo che Bradipo Libri, che è l'editore che ha pubblicato questo libro, si concentra proprio su storie di sport e di calcio marginali, quindi personaggi non in primo piano, ma che comunque scrivono, contribuiscono alla scrittura della storia dello sport. E Viganò indubbiamente lo ha fatto in Italia, lo ha fatto all'estero, lo ha fatto in qualche modo anche nel basket, perché a un certo punto ha seguito la squadra di basket di Venezia, ma è anche Viganò non solo il massaggiatore dei campioni, ma è anche quello che cura la vecchietta del paese, che va a vedere una partita, appassionato di calcio, andava quando era più giovane a vedere qualunque tipo di partita, dai ragazzini alla Coppa dei Campioni, e ha instaurato una grande amicizia con uno di Alessandria che si chiama Mauro Rizzin, che poi divenne allenatore della Loese, che conobbe su un campetto da calcio. Questo qua, il Rizzin, si è fatto male, è andato negli spogliatoi e Viganò lo ha raggiunto negli spogliatoi e gli ha detto: fammi vedere che cos'hai. E questo qua gli dice: ma cosa vuoi? Sono già incazzato che mi sono fatto male. No, fammi vedere. Insomma, Viganò lo ha poi messo a posto e da lì è nata un'amicizia che continua tuttora. Capisci? Cioè, ci sono nel libro anche queste piccole storie. Quindi, onore al merito, alla serietà sia del professionista sia dell'uomo. Beh, certo, è uno che è portato per fare queste cose qua. Viganò è uno che vede uno da lontano e ti dice vedi quello lì ha una gamba più corta dell'altra e ha un problema all'anca e ha una dote innata
nell'individuare il male. Ecco perché tutti i calciatori che sono venuti da Viganò tornano da Viganò e consigliano Viganò, perché li sa mettere a posto con una bravura di manipolazione indubbiamente, ma anche con una testa che arriva dove, dove altre teste di stimati professionisti non sanno arrivare. Un'altra cosa che mi è piaciuta molto del tuo libro è che sembra un po' una situazione in cui la letteratura presta paradossalmente qualcosa alla vita. Sono quegli episodi in cui entra molto la casualità, no? Come certo. Molto bello il momento in cui Viganò decide di intraprendere la professione del masso fisioterapista, perché la moglie gliene dà l'opportunità. Puoi ricordare quell'episodio del È verissimo quello che dici, la vita è fatta di queste cose qua, di porte che si aprono, di porte che si chiudono. Sta a noi avere la capacità e poi anche la bravura per entrare. Va bene, Viganò, appassionato di calcio, il papà di Viganò era a sua volta un assaggiatore, scudettato col Cagliari del 70. Va bene, la moglie di Viganò compra le uova al mercato, su queste uova erano avvolte in una tradizionale carta di giornale sulla quale c'era un annuncio che sarebbe stata aperta una scuola per fisioterapisti. E allora invita Sergio, che faceva già il massaggiatore, che era un appassionato di sport: dai, vai, 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 iscriviti. Lui si è iscritto e il massaggiatore, tra virgolette, da paese, che era Viganò, è diventato poi quello che è diventato, anche grazie a questo. Sì, sì, un episodio fantastico. Sì, la morale è anche che bisogna leggere i giornali anche quando le loro pagine vengono riutilizzate per fare dei pacchetti. Prenderemo spunto anche noi della libreria su questo tema. Va bene Massimo, io ti ringrazio di averci concesso questa intervista, di essere stato con noi. Ricordo a tutti, però anch'io ce l'abbiamo entrambi, di qua abbiamo molte copie e ricordo a tutti che il libro è in vendita anche qui alla libreria Mondadori ed Alessandri. Ringrazio Massimo e tutti quelli che ci ascoltano. Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori che hanno avuto la bontà di sentirci. Grazie Massimo, a presto.